Ciao ragazzi, bentornati finalmente sul canale e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi sono qui con un video completamente diverso da quelli che ho portato fino ad ora. Andremo a vedere come compongo io stesso la mia borsa da calcio per avere una sessione di allenamento a 360 gradi più completa possibile. Prima di iniziare però col video ragazzi, vi chiedo solamente di lasciare un bel mi piace e ovviamente iscrivervi al canale, perché così supporterete le prossime creazioni dei contenuti. Detto questo, vi ringrazio per il supporto, iniziamo con il video. La prima cosa da avere, ora capirete il perché, è un borsone. Questo borsone l'ho comprato appunto perché ci metto la mia attrezzatura e qui resta costantemente, così che io ogni volta che voglio andarmi ad allenare so che qui dentro ho tutto il necessario per potermi andare a fare il mio allenamento a 360 gradi. Quindi capito perché è importante avere un borsone dedicato a questa attività. Ora lo andremo a unboxare e andremo a vedere come lo riempio. Probabilmente lo metterò qui a terra, se no non si vedrà niente. Prima cosa che sicuramente ci dobbiamo portare, fondamentale per la nostra salute, è una bottiglia d'acqua. Non possiamo mai pensare di poterci allenare senza avere l'acqua appresso. Seconda cosa sono sicuramente le scarpe da calcio. Questo paio di scarpe è una Phantom, però voglio che voi mi dite nei commenti qui sotto se riconoscete il tipo di modello a cui è ispirata. In ogni caso questa è con tacchettatura FG, lo utilizzo in erba naturale, quindi è perfetto quando vado al parco ad allenarmi. Quando ad esempio vado a giocare in terreni di erba artificiale utilizzo le Puma, queste qui ancora si difendono davvero molto ma molto bene, quindi in ogni caso se la doppia scelta per quanto riguarda le scarpe da calcio. Sempre in tema scarpe, ho delle scarpe da running, in questo caso quelle della Nike, queste qua con Flyknit. Ovviamente sono super leggere per il riscaldamento o per il defaticamento, magari quando faccio un po' di corsa. Per collegarci sempre al tema corsa utilizzo pure questo supporto per il telefono. Questa è un'altra cosa da avere all'interno della nostra borsa, specialmente se vogliamo correre con la musica, non sappiamo dove mettere telefono, chiavi di casa. Io li metto qui e sono super a posto. Questo per il lato running. Altra cosa che non può mai mancare è un piccolo calzascarpe. Questo piccolo oggetto mi salva la vita ogni volta che magari non so se mettere la combo due calzini o la soletta, oppure solo una soletta o un calzino solo. Molte volte con i pollici si fa fatica a far entrare le scarpe e con questo mi sono super trovato bene, addirittura è estensibile, quindi super top, sempre un must da avere all'interno della nostra borsa, borsone da calcio ragazzi. Altra cosa da non sottovalutare all'interno del borsone da calcio è la borsa medica, un qualcosa che io porto dietro e mi salva la vita ogni volta che ne ho bisogno. Abbiamo fazzoletti, spray per il naso, quando c'è l'occorrenza la mascherina, ad esempio le creme antidolorifiche, quindi la Flector, la crema artiglio del diavolo per il dolore. Si è scaricata la batteria. Questo come dicevo è un nastro kinesiologico che si applica nei nostri muscoli e serve o a rilassarli o ad aiutare la contrazione. Si deve saper ovviamente usare, quindi fatelo applicare da qualcun altro e vi troverete a posto. L'unico consiglio che vi do è quello di avere la superficie depilata, perché poi a levarlo sono dolori, e chi lo sa e l'ha provato me lo scriva qui sotto, me lo confermi. In ogni caso di alcuni di questi prodotti trovate il link qui sotto in descrizione. Passiamo avanti. Altro elemento che non deve mai mancare all'interno del nostro zaino è un cronometro sportivo. Ragazzi, questo è un cronometro come tanti che ci permette di prendere il tempo, tenere il tempo, e ci dà la possibilità di capire insieme alla frequenza cardiaca se stiamo migliorando o meno in un determinato esercizio. Questo in particolare è protetto dalla pioggia, quindi lo potete usare anche in piscina perché è waterproof. Le alternative sono quelle di usare un timer sul cellulare, oppure ad esempio se avete un orologio, uno smartwatch. Ovviamente a livello di praticità questo piccolo aggeggio raga non si batte, perché ovviamente è dedicata alla sua funzione, quindi non ci possiamo sbagliare. Per quanto riguarda invece il recupero muscolare, non può mancare mai il nostro foam roll e la nostra pallina massaggiante. Mi danno la possibilità di sciogliere quelle che sono le contratture, l'acido lattico, e li utilizzo tantissimo. Questa pallina è una cosa fenomenale, ovviamente assolve benissimo al suo compito di massaggiare tutte le parti dove il foam roller più grande non può arrivare. Possiamo usare in alternativa a questa pallina una pallina tennis qualsiasi. Questa è una bustina dove all'interno ci metto tutte le mie cose, diciamo che riguardano l'integrazione più veloce. La prima cosa che ho è il magnesio e potassio. In questo caso sono in versione zero, li disciolgo all'interno di una bibita, di un succo di frutta o di una bottiglia d'acqua naturale. Il loro compito ora in estate è sempre più importante, perché andiamo a perdere sempre più sali minerali durante la nostra sudorazione, quindi il nostro allenamento. Questo qua ha il compito di reintegrare i sali minerali. Questa è una strategia, però non vi invito a utilizzarli, è solamente per farvi vedere cosa mi porto io appresso. Questo sale serve per farmi alzare la pressione, dipende ovviamente come mi sento in quel momento, quindi lo utilizzo in base a quelli che sono gli input che mi dà il mio corpo.
Ultima chicca che magari potete iniziare ad usare voi è quella di comprarvi queste bustine monodose di miele. Perché ragazzi, ci avete fatto mai caso che durante le partite ci sono i calciatori che tra un tempo e l'altro, magari durante i tempi supplementari, bevono qualcosa così? Questi sono la stessa cosa. Io utilizzo questa variante che è molto ma molto più economica, che sarebbero delle bustine monodose di miele da 6 grammi l'una. Ovviamente contengono sempre carboidrati, però in questo caso fruttosio, e quindi assolvono la stessa funzione, cioè quella di dare energia nel breve periodo. Vanno utilizzati, e io li utilizzo specialmente in partita, magari quando siamo nello spogliatoio prima di rientrare in campo. Questo per quanto riguarda le tip, me lo porto sempre appresso e lo metto qui. Oh! Terminata la parte superiore del nostro zaino, abbiamo la parte inferiore, dove si mettono, diciamo, le scarpe di solito. Come primo oggetto abbiamo la pistola massaggiante. Di questa mi avete levato la vita, ragazzi, in tutti i reel in cui l'ho messa, i post, eccetera, eccetera. Un oggetto da avere per il recupero muscolare, uno dei migliori, ovviamente, da tenere in considerazione. E trovate soprattutto il link qui sotto in descrizione alla mia stessa pistola, che ormai ho da 3 anni. Quindi una bomba, costa pochissimo, intorno alle 49,90, una cosa del genere. Ve la fornisco insieme alla borsetta, in questo caso un po' impolverata, ragazzi, perché la tengo sempre a casa nello scaffale. Avete tutti gli altri tipi di attacchi, perché la testina si può cambiare. Potete ovviamente usufruire dei vari tipi di massaggi differenti per ogni parte del corpo. In ogni caso è molto facile, si accende da qui. Qua avete l'interfaccia, ha 30 livelli di intensità. Questa la metto di lato. In ogni caso questo è un game changer per quanto riguarda la parte del recovery, e la metterò sempre di lato. Altra cosa di cui ho sempre parlato, che vi ha fatto sempre uscire pazzi, è avere un piccolo compressore per quanto riguarda il gonfiaggio e lo sgonfiaggio dei palloni. Come vedete qua, ad esempio, ci sono due tipi di pompette, due tipi di fori. Voi prendete il primo ago, lo infilate su def, che sta per deflate, e inf sta per inflate. Praticamente da un lato potete sgonfiare il pallone, dall'altro potete gonfiare. Ad esempio, volete portare un pallone solo al campo, non c'è problema, prendete questo piccolo compressore, lo attaccate qui, andate a cliccare. Ovviamente non lo vado a scaricare tutto, non lo vado a sgonfiare tutto, perché non avrebbe senso, però in ogni caso il pallone si rimpicciolirà tantissimo, perché si andrà a prendere tutta l'aria all'interno. Stessa cosa invece quando arriviamo al campo, lo vogliamo andare a gonfiare, prendiamo il nostro piccolo ago, lo mettiamo su inf in questo caso, andiamo ad avvitare. Ovviamente ci sono tutti i tipi di modalità, lo andiamo a impostare su calcio, 8.6 è la pressione da andare a raggiungere, lo andiamo ad infilare, mettiamo così. 3 hours later. Ragazzi, come avete visto, si è automaticamente staccata perché ha raggiunto la pressione desiderata. Il pallone è super gonfio. Questa, insieme alla pistola massaggiante e al rullo con la pallina, sono una delle cose da avere sempre ma sempre all'interno del nostro borsone da calcio. La palla la vado a sistemare lì. In ogni caso, ragazzi, di questa e di tutte le altre cose trovate il link giù in descrizione. Davvero, per quello che costa, ci dà la possibilità di assolvere a un compito super noioso, perché immaginate ogni volta andare a gonfiare con la pompetta manualmente il pallone, addirittura gonfia 60-80 palloni insieme, quindi la caricate una volta e ve la dimenticate nella borsa, non vi lascerà mai a piedi. Io la carico forse una volta al mese, quindi davvero è top of the top. Altro strumento da avere, stavolta stiamo entrando all'interno di quello che è il nostro riscaldamento, la nostra sessione di allenamento. Abbiamo degli elastici, ovviamente hanno una resistenza differente in base a quello che scegliamo. Questo è quello extra EV, li utilizzo ovviamente tutti in combo per quanto riguarda i miei riscaldamenti, warm up, la mobilità o lo stretching. Quindi sono un qualcosa che una volta che li avete potranno solo che arricchire quello che è il vostro bagaglio di strumenti e aiutarvi ovviamente a portare a casa una sessione di allenamento a 360 gradi. Altra cosa che porto all'interno del mio borsone, già si vede anche dall'inquadratura, sono i cinesini. Possono essere usati per migliorare il nostro dribbling, per delimitare il campo, assolvono a diversi tipi di funzioni, quindi in ogni caso, ragazzi, averli è sempre un must. Nello specifico questi non li ho comprati su Amazon ma su Decathlon, come la scaletta che utilizzo per fare la rapidità e la mobilità. Questa, come i cinesini e comunque tutti gli altri attrezzi che ho, non li ho comprati subito, ma comunque sia piano piano voi dovete avere la mentalità di andare ad arricchire quella che è la vostra borsa di allenamento. Quindi una volta compriamo la scaletta, una volta compriamo i cinesini, poi andremo a pensare ad esempio al recovery. Sono cose che vanno comprate step by step. Poi ovviamente se tu hai la possibilità, la disponibilità economica di comprarle tutte insieme, ben venga. Diciamo, io personalmente ci sono stato mesi, anni per arricchire questa borsa, e ancora nel tempo sicuramente andrò a fare magari un video 2.0 dove vado a
metterci altra roba che ancora non ho comprato. In ogni caso ho pensato di fare un video qui su YouTube dove vi faccio vedere come si scivola in aria pure senza attrezzatura. Però ovviamente avere tutto questo materiale dedicato è un qualcosa che ci fa fare uno scatto, uno salto di livello in termini di professionalità, di disciplina e ovviamente in termini di tempo, perché avere tutto questo materiale ci dà la possibilità di posarlo e iniziare a lavorare. Altro elemento che utilizzo è un paracadute. Ragazzi, questo qua l'avete visto sempre all'interno dei miei video, serve per lavorare per quanto riguarda la forza e la parte aerobica. Questo è un laccio che va avvolto il nostro corpo e viene usato ovviamente per estendere il paracadute, per tenerlo in tensione nel momento in cui noi andiamo a correre, lui si gonfia e ce lo portiamo appresso per tutto il tragitto che stiamo correndo. Non so se ve l'ho detto prima, ma andrò a fare tra poco allenamento prima in palestra e poi di calcio, quindi mi serve tutto questo materiale da portarmi dietro ed è importantissimo, se no davvero la sessione non va bene, almeno per me che cerco di allenarmi in maniera più veloce possibile e cerco di tagliare il più possibile i tempi morti. Vi faccio vedere un'altra chicca che ovviamente è molto importante, che sarebbe la borsa dei palloni. Wow, come voi ben vedete ragazzi, sono anni che vado ad arricchire il mio bagaglio di attrezzatura per allenamento e non potrebbero mancare ovviamente i miei palloni da calcio. Ovviamente non serve avere 6-7 palloni, 8 palloni per portarsi un allenamento a casa, ma basta anche un solo pallone che vi ho fatto vedere prima. Oggi voglio lavorare sulla tecnica e sul tiro, quindi farò dei drills e poi andrò al tiro, ed è fondamentale avere tanti ma tanti palloni per evitare di tirare e ogni volta andare a prendere il pallone. Quindi ne porterò 5-6 al campo come state vedendo, li andrò a gonfiare con la mia pompetta e sarò a posto. Ultimo ma non per importanza, ma già vi ho fatto vedere, la sacca per i palloni. Questa me l'ha regalata un mio magazziniere di una squadra di calcio di cui giocavo prima. Ovviamente è un qualcosa di introvabile perché è un'antica della Sportica. Ho trovato qui su Amazon un'offerta bellissima per una sacca Nike che veramente costa pochissimo, intorno alle 20 euro, quindi se non avessi avuto questa avrei preso quella della Nike, perché io sono un Nike fanboy. Ragazzi, prima di chiudere il video vi voglio assolutamente dire che non è l'attrezzatura a fare il vostro allenamento, ma è la dedizione e ovviamente la voglia che avete voi di allenarvi. Poi viene l'attrezzatura e poi vengono tutti gli strumenti che ci aiutano a agevolare il nostro allenamento, a renderlo sempre più veloce, a renderlo sempre più dinamico. Quindi ragazzi, quello che voglio dirvi oggi è quello di non focalizzarvi sull'attrezzatura, ma focalizzarvi sulla vostra passione, che viene prima di tutta questa attrezzatura, che non può fare altro che migliorare quelle che sono le vostre sessioni di allenamento. Quindi ragazzi, abbiamo visto come comporre il nostro zaino di allenamento, cosa ci può servire per migliorare sempre la qualità dei nostri allenamenti. In ogni caso, di tutti i prodotti che vi ho fatto vedere in questo video, alcuni sono presenti su Amazon, li ho provati io stesso, quindi vi garantisco la loro funzionalità, di cui vi lascio appunto il link qui sotto in descrizione. Comprando tramite questo link mi verrà riconosciuta una piccola commissione che servirà ovviamente a supportare il canale, quindi ci tengo a ringraziare anticipatamente coloro i quali compreranno per mezzo dei link che ci saranno qui sotto. In ogni caso spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi sia piaciuto a tutti. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e soprattutto di farmi sapere voi cosa ne pensate di questo video e se utilizzavate già questi strumenti o se magari li acquisterete, non so, fatemelo sapere, perché la vostra opinione è davvero molto importante per me, per crescere personalmente, per far crescere il canale. In ogni caso ragazzi, ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Ciao ragazzi.